una verace fatta, o se mi sono comportato da vigliacco. Addio, già sto morendo, era un'amica, te l'ho giurato, io sulle tele son che innamorato. Lasciami andare, stai fermo lì, restiamo amici, meglio così, io me ne vado, non mi seguire, quello che hai fatto lo devi capire. Ti voglio troppo bene, te pregherò mandarmi a quel paese, senza rindogore, un grande vuoto se mi manca il tuo amore. Addio, già sto morendo. Pronto? Valeria, amore mio, ciao. Amore. Ascolta, puoi andare in sala? Sì, sì. Ah, per i testi, ok. Ci vediamo oggi pomeriggio? Va bene. Va bene, ti aspetto. Ti amo, amore mio. Anch'io. Ciao. Ciao, 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 ciao.
Signor Russo? Buonasera, sono Valeria, la ragazza di Angelo Mauro. Valeria, ciao, ciao Valeria, come stai? Bene, bene. Senta, volevo dirle che ieri ha dimenticato il suo portafoglio in sala. Il portafoglio, ma hai ragione, sì. Ma dove l'ho lasciato? Sì, le sarà accaduto quando ha preso il bigliettino, ricorda? Meno male che l'hai trovato. Sì, sì, e senti, no, 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 in ufficio no, perché io sono al bar, che è sotto il mio ufficio. Puoi raggiungermi qui? Bene, in un bar. Sì, 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 tra mezz'ora, va bene, va bene. Il bar che c'è sotto l'ufficio. Va bene, ti aspetto qui. Ciao. A dopo, arrivederci. Di nulla, di nuovo. Qualcosa? No, grazie. Le ho portato la sorpresina. Grazie, se non ci fossi tu, io ho pensato dove lascerei la mia testa. Sei sempre così prengosa, così gentile. Così poco. Che fortuna che ha quel ragazzo. Non se la merita, non se la merita quel ragazzo, questa fortuna. Ma che dice? Ma sì che te lo dico, sì. Tu potresti aspirare a molto di più, potresti andare molto più in alto. Mi accontento tagliandolo. Perché non lo lasci? Io lo amo. Ah, lo amo. Semplicemente per quello. D'amore non si vive, d'amore non si vive. L'amore finisce presto, poi sai. Io farei per te qualunque cosa. Te lo dico per l'ultima volta. Sono diverse volte per lei. Senta, una forza diversa per me. Io sono innamorata di Angelo. Ti dico, lascialo perdere. Il mio con il suo è solo un rapporto lavorativo. L'amore finisce e poi... Ma chi se ne frega? Ti trovi con un pugno di mosche in mano. Io un porco! Ma che finisce? Pronto? Parlo con Don Raffaele? Sì, ditemi, chi siete? Mi chiamo Giorgio Russo, sono un impresario discografico. Sì. Avrei bisogno di parlare con lei. Sì, fate una cosa, venite a casa mia. Vi aspetterò a casa. Sapete dove abito? Sì, sì, so dove abitate. Va bene. Vengo subito, sì, subito. Il tempo della strada. Arrivederci. Chiediamo questa volta. Buonasera. Buonasera. Piacere, Giorgio Russo. Accomodatevi. Grazie, grazie. Quanto potete essere ora? Come ne ho accennato per telefono, ho avuto un piccolo problemino che ora le spiego, diciamo. C'è un giovane che mi ha usato un sgarbo, diciamo così, avrei bisogno di fargliela pagare. Non
non mi ha fatto niente di gravissimo, per cui diciamo quello che gli dobbiamo fare non è una cosa fisica, ecco, personale, non gli dobbiamo rompere una gamba, non gli dobbiamo... Ora mi lascio io con questa persona. Va bene, bravo, sapevo che mi stavo rivolgendo alla persona giusta. Quanto mi verrà a costare questo scherzetto? 5.000 euro. Non c'è problema, non c'è problema. I soldi non sono un problema. Quello che lei ha bisogno a disposizione. Ora me lo dico io. Lo voglio fare. Ce la facciamo fare. Grazie, grazie. Sapevo che mi rivolgevo alla persona giusta. La ringrazio. Rimango a vostra disposizione. Mi fate sapere quando, come e dove. Lo faccio sapere. Ragazzi, aspettate. Troppo. Sì. Avete capito cosa mi ha detto questo che fa? Adoro. Lo facciamo. 5.000 euro sono 5.000 euro. E oggi come oggi si servono. Mi sono bisogno di troppo. Poi vedete cosa fare. Cosa fare? Va bene, ragazzi. Allora, ragazzi. Collega, ho trovato la sorpresa. Ah, è questa che è questa. E io che ne so che. Andiamo, devo dire che è. Ma io. Andiamo. Ma io non so niente, non è. Sali in macchina. Niente, però ti hanno chiesto in via Fiore con una Peugeot 206 bianca e 80 grammi di cocaina. E questo è niente, vero? Io non so niente, né della cocaina, chi l'ha messa? Io non faccio queste cose. E chi gliel'ha messa? E che non so niente. Che le sai tutti così. Allora, sai cosa faccio io? Ti do il tempo per pensare. Portatelo in camera di... Andiamo a riflettere. Ma che dobbiamo fare, camera? Riflettere. Ma io non ho fatto niente. Non posso dire così, giuro. Avrai tutto il tempo per pensarci. Ma
Ma cosa deve pensare? Pensa. Come triste notte vecchia sole, che strilogge in un martello d'oro, e stombicciamo dinta a quattro mura, e tu lontano stai dal primo amore, e mo se cada che se scrivania, come un romanzo scoglie il mio passato, e pensa all'ultima bugia, assumere la gamba va a morire.
uomo, non me la face più sta vanità. Chissà si torna mai vicina a nata. Chissà so bene mio me l'hai scordato. Fumo cance le sai e sono va. Fumo l'amore non se chi se fa. È molto amare nuvole d'amare, chi sto pensiero vinda sti pensieri, io d'ora mio se farse vecchio nero, pensando che sono sola senza te, mo tengo la speranza di dolore, che un giorno tu ritornerai da me, e sentirai rimorsi e sto peccato, cercandomi per non abbracci a me. Fumo, che stasi stanno tutti in testa mia. Fumo, non me la pace che io sto in panica. Chissà, è molto amare nuvole d'amare, chi sto pensiero vinda sti pensieri, io d'ora mio se vanzo vecchio nero, pensando che sono sola senza te, mo tengo la speranza di un dolore, che un giorno tu ritornerai da me, e sentirai rimorsi e sto peccato, cercandomi per non abbracci a me. Fumo, che stasi stanno tutti in testa vita. Fumo, non me la pace che io sto in vanità. Chissà, l'amore non si è chiesto qua.
Sto finendo la valetta. Che devo? Tu che stai? Che non mi stai dicendo? Non parli che stai dicendo, sto parlando. Devo parlarti, devo guardare il vostro ragazzo. Angelo Mauro, giusto? Sì. Allora, quello che ha fatto restare Angelo Mauro. Mi messo io a dove andare. È stato tutto per il vostro impresario. È andato dal nostro capo, da Raffaele. Un vostro insieme. Ha chiesto di fare un lavoretto per lui, un favore. Si è pagato bene. Beh, fin da ricco, sono stato un pazzo. Per me era anche questa ridicola. E questo è il fondamento. Ma devo fare. Comunque, dopo questo, se l'angolo non abbiamo aspettato, andavo a commissariato. Non chiedo nulla di più. Valeria Lombardi. Beh, perché è venuta qui? Per denunciare il figlio. Un impresario. Mio è di Angelo Mauro. Angelo Mauro, che deteniamo qui? E come mai? Perché ho perso tempo che lui è il mandante della cocaina che le vedono la notte. Chi le ha comunicato questo? Non sta andando. Lei conosce? Da quanto tempo? Sono un paio di mesi. E che tipo di amicizia c'è tra lei e Giorgio? Non c'è amicizia. All'inizio era un rapporto lavorativo. Da parte sua un rapporto. Avrebbe dovuto spingersi. Lei è molto innamorata. L'hanno detto. Mi ha sfiducia. Una sua è una situazione molto complessa, la storia di lui, anche perché richiede da parte vostra una dare delle prove dopo tre mesi. Nonostante io le prometto di andare avanti con le indagini, mi occuperò di lei. Giovanni, passi un attimo. Giovanni, avete una sigaretta? Giovanni, vada a controllare quella parte. Io non fare. Allora, come sta andando? Come va, come sta? Come vuole che vada? Lei, come si sente? Come che non? Io non sono abituato a queste cose. Come sta? Thank you.
Non mi preoccupo, come sta? La faccio fuori noi. Giovanni, venga un attimo. Giovanni, accompagni il signor Mauro. Tutte sere pensa ancora a te, t'aggio perso ma sto male con ma che, quando corre veramente sanammo, perde l'orgoglio e vive per sto bene. Appiccicata in una finestra, con tue parole tu me puoi salvare, a sto dolore che va non mi abbandono. A me consuma l'anima e cuore. Voglio ta pace, da ta vota insieme a te. Voglio ta resto con le tue vicino a me. Voglio vedere chi suo che camo senza me. Sanno guardando dalla strada, dalla storia che non c'è paratene. Voglio ta pace, da ta vota insieme a te. Voglio sapere che la gamba lontana da me, fa come se soffre gelosia, quando vedo se va bene. Ed in domani ho bene cercati, dinda voglia la stringerà a me, sto campanne giorni che sta di una speranza dindo cuore. Quando vado in da notte, io mi scelgo e cagliendo per la rabbia di saperti che una testa aiuto. E mi dicevi non temere, non soltanto tutta vita, ma le cose sono cambiate e tu non me lo vedi. Donna di pane, che se sei tu, una malattia, sei solo tu. Pure si sta dall'altro tu, ma che da questa di che non sta per uscire a innamorarmi. Donna di pane, da giù scorda, pure si le voglia ancora bene. Pensieri mi tormenti e dolce sto veleno che non che ne sto imbazzendo questo amore per te. Nelle mani la tua foto e mi fa sentire più male, avrei voglia di strapparla ma non ho il coraggio, no. Donna di bagno, che sei tu, una malattia, sei
sta lì. Che sono stato riuscendo a innamorarmi di te, donna ti voglio da ti ho scordato, pure se te voglio ancora bene. Ma io te voglio ancora bene, pure se ti telefono, ma che dalle soldi, che sono stato riuscendo a innamorarmi di te, donna ti voglio da più scordare, pure se te voglio ancora bene. Cammina, cammina, fai finta di niente, stai calmo, non vedi che sono calmo? Sono calmo?
su, con la bella voce che hai, bella così come sei, io ti porterò al successo, ti farò girare per il mondo, tu sarai la regina dei palchi, la regina degli spettacoli. Davvero? Sì, sì, caspita, vedrai. Commissario, che debbo l'onore. Giorgio Russo. Prego. Il lupo perde il pelo, non il vizio, eh? Io stavo lavorando, non capisco. La dichiaro in arresto. Ma la prego, non ho fatto... Portatelo via. Portatelo via! Signorina, vada pure a casa lei. Angelo. Angelo. Peppe, ciao. Ciao. Scusa. Che hai? No, niente. Stavo pensando. Stavo pensando. So io a cosa stai pensando. A cosa? A Valeria. Valeria, Valeria. Ascolta queste frasi. Vedi che te ne sembrano. Sì. Sono qualcosa che mi batte dentro. Bel passaggio. Forse amore, forse sentimento. Stavo iniziando a fare queste frasi. Bello, però. Mi devo assentare un attimo. Vai, vai. Vai pure, Peppe, vai. Valeria, Valeria. Pronto? Pronto, Valeria. Ciao, sono Peppe, il fonico di Angelo. Ciao, Peppe. Come stai? Bene, grazie. Tu? Volevo dirti che Angelo si trova qua in studio. Angelo è lì. Perché non vieni? Mi potresti fare una bella sorpresa. Ok. Va bene, ok. Allora ci vediamo qua. Sì. Ok. Ciao. Vuoi sentire il brano? L'ho già completato. Va bene. Ascolta. Sento qualcosa che mi batte dentro. Forse un sentimento. Sento qualcosa dentro me. Che... Valeria. Bene. Io vado. Non mi lasciare più.